Call is now being recorded. Ok, adesso siamo registrati. Buonasera di nuovo. Invito il segretario Lelli a fare l'appello. Sì, grazie Presidente. La commissione quindi si apre alle ore 18:11. Io vedo collegati. Per quanto riguarda i tecnici comunali, la dottoressa Monica Vezzali, Barbara Lambertini e Federica Baldi, per i presidenti di municipio di Bazzano, Ghiaroni, Monteveglio, Ricciardi, vicepresidenti di municipio di Crespellano, Masetti, consiglieri di municipio Bortolini, Lusti, Lelli, Maglioni, Adani e Masi. Ho dimenticato qualcuno? No. Comunque per i consiglieri puoi fare l'appello nominale. Se... Perfetto, allora per i consiglieri procedo con l'appello nominale. Bertaccini? Presente. Lelli? Presente. Zagnoni? Zagnoni? Sì, è collegato. Vado avanti, magari puoi inserire in chat chi è presente. Lutti? Presente. Che? Adani? Presente. Masi? Presente. Perfetto. Prego. Sì. Consigliera Luzzi è presente in sostituzione del consigliere Romagno. Sì. Da quanto comunicato e anche in quanto delegata del sindaco alla tutela e benessere degli animali. La delega rispetto alla delibera del suo segretario, se può aiutarmi, non mi ricordo il numero. Delle due commissioni, sì. Al È riportata nel 5. Sì, no, dicevo la delega per Al la benessere degli animali. delibera Al benessere degli animali. Mi sentite? sì. Sì. Ecco, si è collegata anche l'assessore agricoltura e valorizzazione del territorio Govoni. Quindi procederei con il primo punto all'ordine del giorno, l'approvazione del verbale. Se ci sono degli interventi nel merito del verbale della seduta precedente. Se non ci sono interventi, pongo il punto in votazione. Se il segretario vuole fare l'appello. Prego, procedo. Bertaccini? Favorevole. Lelli, favorevole. Zagnoni? Favorevole. Lusti? Favorevole. Adani? Favorevole. Masi? Favorevole. Perfetto, il verbale viene approvato con 6 voti favorevoli all'unanimità. Bene. Passiamo ora al secondo punto all'ordine del giorno. La retrocessione di aree erroneamente cedute all'ex comune di Monteveglio da parte della società GS SRL, catastalmente individuata alla sezione C, foglio 5, mappali 732 e 733. Per refuso, rispetto al mappale 734, darà adesso spiegazione a geometra Lambertini, che contestualmente illustrerà il punto. Prego. Buonasera a tutti. Allora, la proposta che deve andare in Consiglio Comunale sulla retrocessione di queste aree è stata richiesta da parte della società GF SRL, allora una consorziata del Consorzio Corallo, che era un consorzio che era stato costituito nell'ex comune di Monteveglio per la realizzazione e la poi successiva cessione di opere di urbanizzazione primaria nel comparto. Nelle opere di urbanizzazione primaria era prevista la cessione di un parcheggio di cui al mappale 734.
Erroneamente nell'atto di cessione furono inseriti anche il mappale 732 ed il mappale 733, aree che però non erano, non facevano parte delle opere di urbanizzazione, perché si tratta di due mappali che ricadono all'interno di un'area privata della società GFSRL, sono pertinenze di un fabbricato sempre nel comparto, che però è privato e non doveva essere ceduto. Pertanto la società GF oggi ci chiede di retrocedere quelle aree erroneamente cedute allora al Comune di Monteveglio, quindi il mappale 732 e il mappale 733, che di fatto oggi risultano in proprietà al Comune di Valsamoggia, e verificando anche le concessioni edilizie effettivamente si trovano all'interno di un'area privata, vengono con questo atto restituite in proprietà alla GFSRL, che ne ha di fatto titolo. Quindi l'atto è finalizzato a questo, per un refuso che ci siamo accorti che abbiamo caricato nella proposta di delibera, era stato inserito anche nella parte deliberativa il 734, che invece noi dobbiamo mantenere perché era il parcheggio che invece doveva essere ceduto. Quindi questo refuso sarà sistemato in sede poi di caricamento della proposta corretta per il Consiglio. E questo è un po' quanto. Se ci sono domande. Ci sono domande? Se non ci sono domande, ringrazio Geometra Lambertini, pongo il punto in votazione, se il segretario vuole fare l'appello. Sì, eccomi, quindi procediamo alla delibera. Dunque, Bertaccini? Favorevole. Lelli? Favorevole. Zagnoni? Favorevole. Lussi? Favorevole. Adani? Mi astengo e non voto. Masi? Uguale per me, rimando la mia votazione al Consiglio Comunale. Benissimo, quindi il punto viene approvato con 4 voti favorevoli, 2 non partecipanti al voto. 2 astensioni. 2 astensioni. Allora, informo intanto il segretario che nel frattempo si è collegato l'assessore Soverini, assessore all'emergenza climatica, qualità dell'ambiente, transizione energetica e sostenibilità. Sì, e ho anche il segretario comunale, e il segretario generale, dottoressa Maglione, sì. Bene. Passiamo al terzo punto all'ordine del giorno, la convenzione tra il Comune di Valsamoggia e il Corpo Provinciale Guardie Ecologiche e Volontarie di Bologna per la vigilanza ambientale nel territorio comunale. Illustra il punto la dottoressa Vezzali, credo. Sì, se non lo illustra l'assessore Soverini. O se non, non so se... Non ci siamo accordati. Se volete, sulla... chi vuole? Cristian, cosa dici? Ci pensi tu o ci penso io? Sì, magari inizio, cioè, mi integri eventualmente. Qua c'è un po' di confusione. No, niente, la convenzione con le guardie ecologiche volontarie era scaduta. E, abbiamo chiaramente intenzione di rinnovarla su un periodo temporale più esteso, quindi non annualmente come al solito, ma su 3 anni, fino al 2022. Sostanzialmente a quello precedente abbiamo aggiunto la possibilità da parte loro di rilevare elementi per fare delle sanzioni. Quindi c'è questa è una novità aggiuntiva. Altre novità non me le ricordo. No, non ci sono. C'è è previsto come sempre un rimborso spese. Preventivato su 3.000 euro, poi
la vado a scorrere per vedere se mi dimentico qualcosa. Sì, aggiungo insomma, la novità sì. rilevante rispetto a quella precedente, come dice giustamente l'assessore, è abbiamo un pochino, il Comune spinge un pochino sul fatto che loro possano anche intervenire, oltre a rilevare situazioni di degrado, quindi segnalarci, quindi insomma, consentirci di avere un controllo un pochino più approfondito del territorio. Come dire, c'è stato un accordo in un incontro che abbiamo avuto, sostenuto anche, ripeto, dall'assessore in maniera abbastanza forte, che potessero avere anche facoltà di elevare sanzioni, quindi insomma, potendo così essere un pochino più incisivi nel contrasto al degrado. Questa è la novità. Esatto. Sì. Se volete vediamo un attimo l'elenco dei loro compiti, che potete leggere anche nella convenzione: sensibilizzare i cittadini nell'assumere dei comportamenti corretti, incrementare la qualità e la quantità della differenziata, della raccolta differenziata, migliorare il decoro urbano dei centri urbani, giardini e parchi, contenere appunto il fenomeno di abbandoni abusivi con questa novità. C'era già il controllo del corretto svolgimento del compostaggio domestico, che in vasto modo abbiamo attivato tempo fa. Poi chiaramente ci appoggiano in caso di iniziative di sensibilizzazione sull'emergenza ecologica e danni ambientali. Sono disponibili percorsi, conferenze, sempre ovviamente in ambito ambientale e anche con le scuole. Perfetto, grazie a entrambi. Ho visto la consigliera Masi che ha una domanda, prego. Sì, eccomi, scusate, ho attivato adesso il microfono. Sì, ho alcune curiosità rivolte all'assessore Soverini. Allora, innanzitutto, se le contravvenzioni eventualmente combinate da questo organismo andranno a beneficio del, diciamo, del bilancio del comune o sono diciamo a beneficio dell'associazione, se questi controlli di cui appunto è previsto nella convenzione, questi controlli, queste partecipazioni, iniziative eccetera, sono fatte sporadicamente su loro iniziativa, quindi diciamo, controlli a sorpresa sul territorio, o se invece vengono, diciamo, concordate secondo un piano di interventi durante il periodo, durante l'anno, ecco, insomma. Perché volevo capire appunto se c'era una sorta di minimo di programmazione concordata dei loro interventi e, ultima e chiudo, se era prevista come ho visto nelle altre convenzioni, un minimo di report anche annuale degli interventi fatti, anche per capire insomma, qual è il loro lavoro, qual è stato il loro intervento, i benefici che hanno, diciamo, comunque la loro attenzione portato all'ambiente del territorio di Valsamoggia. Ecco, sostanzialmente queste tre curiosità, domande. Grazie. Per quanto riguarda le sanzioni, loro sono tutte a beneficio del nostro comune, quindi loro non incassano assolutamente nulla. Sulla pianificazione sono liberi di intervenire e operare senza essere per forza indirizzati in qualche modo. Chiaramente ci sarà e c'è assoluta collaborazione credo anche una sorta di pianificazione soprattutto per il controllo del compostaggio. A seguito di questo mandano periodicamente dei report
dove appunto fanno presente quello che hanno, i percorsi che hanno fatto, cosa hanno rilevato, eventuali sanzioni, un report abbastanza dettagliato. Perfetto, grazie. Ha chiesto la parola al Presidente della Municipalità di Bazzano, Biaroni, prego. Grazie Presidente, buonasera a tutti. E solo per sottolineare l'importanza di questa convenzione, io ho avuto modo di testare la validità di questa collaborazione con le guardie, che fanno un'azione di monitoraggio sul territorio, soprattutto in quei luoghi dove notoriamente ci sono sversamenti abusivi, ci sono delle situazioni di criticità che si ripetono comunque. E quindi accolgo molto positivamente il rinnovo della convenzione e anzi sono molto lieta di vedere che viene dato un margine di operatività ancora maggiore. A questo proposito vorrei chiedere se esiste un numero dedicato per attivare un eventuale intervento sopralluogo delle guardie, se come insomma contattarli, se la cittadinanza si può rivolgere direttamente a loro, e colgo l'occasione della parola che ho per sottolineare il fatto che è un servizio molto importante e che dovrebbe essere assicurato. In questo senso auspicherei un ricambio generazionale e sicuramente auspicherei il coinvolgimento di ragazzi, di giovani. Se le guardie potessero avere qualche strumento, fare qualche azione, non so, in qualche modo cercare di coinvolgere i ragazzi, sarebbe bellissimo. Grazie. Dunque, sul numero, diciamo, di emergenza, onestamente non lo so, devo verificare. Io chiaramente ho i numeri diretti dei responsabili. Esatto, così faccio anch'io, perché io li conosco, però magari potrebbe essere un servizio che potrebbe essere... Mi riservo di verificare questo assunto. Grazie Assessore. Per quanto riguarda la sensibilizzazione per un rinnovo generazionale, sinceramente è stata la prima cosa che mi è venuta in mente quando li ho incontrati, perché sono persone splendide, però sono poche e hanno bisogno di un aiuto generazionale. Quindi in tutti gli ambiti possibili sto cercando di incentivare, promuovere chiunque a farsi guardia ecologica volontaria, perché sicuramente più occhi che osservano e controllano il territorio in ambito ambientale, meglio è per tutti. Quindi anche presenti, se volessero, molto volentieri. Grazie. Chiesto di intervenire la consigliera Dani, prego. Sì, chiedevo tecnicamente come funziona, se il verbale lo fanno loro, che sono un ente diverso dal comune di Valsamoggia, e gli incassi, ma non tanto gli incassi, c'è l'iter poi del verbale, viene messa a conoscenza anche il comune, lo seguono loro, cioè come funziona tecnicamente questo aspetto? Questa parte tecnica onestamente dobbiamo discuterla chiaramente con la polizia locale. Quindi fatta la convenzione, adesso apriremo un tavolo con loro per studiare il flusso, diciamo, del burocratico, delle sovvenzioni, come devono essere fatte e come devono arrivare alla polizia locale. Però non sarebbe il caso di verificarlo prima, perché secondo me non possono agire in autonomia, ci deve essere sempre anche la polizia municipale perché il comune sia coinvolto, cioè che tecnicamente sia fattibile, perché visto che c'è anche del penale, ci sono campi dove c'è
una certa disciplina che sia fattibile che loro possano avere il potere. Parlo del 152, che è il testo unico ambientale, che ha tutto un seguito e che conosco perché ci lavoro, quindi che sia tecnicamente fattibile il potere che gli si dà. Mi risulta che loro siano dei pubblici ufficiali, quindi sì, loro hanno questa qualifica, non penso che sia poco. Inoltre, ripeto, ci sarà una collaborazione con la polizia locale e viene di conseguenza. Se non, se non chiediamo alla Guardia Ecologica di poter fare questa cosa, non possiamo poi. Sì, no, però lo fanno per il loro ente, e loro dipendono dall'ex provincia, dipendono da quel filone. Cioè, il fatto che poi anche il comune di Valsamoggia possa far partire delle denunce penali o altre cose, secondo me ci vuole anche il coinvolgimento della polizia municipale. Poteva essere una cosa utile chiarire prima di firmare la convenzione, cioè se si può dare il potere e come tecnicamente darlo, perché altrimenti poi ci si può trovare in contestazioni perché non avevano il potere. Solo questo. Il potere, sì, onestamente, non siamo i primi che abbiamo inventato questa cosa, gli altri comuni già lo fanno, quindi è fattibile. Se vuole intervenire, ho sentito che parlava il dottore Sovezzali, vuol dire qualcosa? Sì, dicevo che loro hanno questa qualifica, insomma, anche quando siamo incontrati, insomma, di poter elevare sanzioni. Non l'abbiamo ancora sperimentato materialmente, perché appunto non avendo ancora fatto la convenzione, ma lo fanno in altri comuni, quindi è possibile. Non è una... Sì, però dopo vanno per la loro strada, cioè dopo eventuali ricorsi o procedimenti sono dell'ex città metropolitana, cioè capire come... le competenze giuridiche sì, non possono operare per conto del comune di Valsamoggia o possono operare sotto il nome del comune di Valsamoggia? A me risulta che possano operare sotto il nome del comune di Valsamoggia, quindi possono operare per noi, questo ci è stato detto quando ci siamo incontrati, quindi io credo che adesso mi dispiace non riuscire a rispondere in maniera molto precisa e puntuale, forse come sarebbe necessario. Però mi risulta che possano agire per conto nostro, quindi come dire, procedere a sanzionare con gli introiti a favore del comune e con procedure. Poi noi faremo come facciamo con la polizia locale, dove nel momento in cui non c'è il pagamento della sanzione interverrà il comune con le sue ordinanze ingiunzione, con i suoi percorsi per poi procedere. Quindi... Okay. Eventualmente se per il consiglio comunale o in attesa del consiglio riuscite a darsi questo chiarimento, così è un elemento di valutazione aggiuntiva. Senz'altro, mi sembra. Grazie. Certo. Ha chiesto di intervenire il segretario verbalizzante Lelli. Tanto sì, grazie, Presidente. Segnalo che si è collegato il Presidente del Consiglio Comunale Grasselli. Sì, e anche il consigliere Colangeli, li ho verbalizzati, gli ingressi alle 18.30 e 18.32. Molto brevemente, buonasera Presidente, buonasera Colangeli. Molto brevemente, anche perché riporterò comunque l'intervento al Consiglio Comunale in fase di delibera, ho avuto modo di confrontarmi con la GED, perché sono scesa a Casalecchio in un incontro privato qualche settimana fa. Sono stati molto esaustivi, perché da semplice cittadina, per il senso civico che mi ha sempre mosso, ho voluto interfacciarmi personalmente con questa realtà che trovo molto importante e trovo di ausilio a quella che è l'azione dell'amministrazione. I contenuti comunque della convenzione sono già stati illustrati. Mi preme sottolineare che comunque l'azione che porterà avanti la GED è di ausilio a quella che è l'attività e che rimane l'attività amministrativa del Comune di Valsamoggia. L'opera deve essere finalizzata a una sensibilizzazione della comunità locale e quindi a tutta una serie di istruzioni che devono essere portate avanti affinché la comunità locale si impadronisca
di questo senso civico e di questa sensibilità nei confronti del bene comune, del decoro urbano, oltre che del corretto conferimento del rifiuto domestico. Confermo quello che hanno detto la dottoressa Vettali e l'assessore Soverini: le guardie ecologiche volontarie sono pubblici ufficiali e quindi hanno il potere e la facoltà di comminare ammende e quindi operano su convenzione con l'amministrazione comunale, e dove viene ravvisato un illecito può partire tutto l'iter del caso. In ultimo voglio sottolineare sul discorso del ricambio generazionale che la GED opera sul territorio comunale con guardie comunque volontarie che vengono formate tramite un percorso che dura 60 ore, al termine del quale viene effettuato un esame che dà la possibilità appunto di diventare guardia ecologica volontaria. È auspicabile ed è anche compito di tutte quante le istituzioni comunali sostenere il corpo provinciale della GED affinché un numero sempre crescente di cittadini e di giovani generazione possano approcciarsi a questa realtà ed entrare a pieno titolo e anche in maniera operativa all'interno del corpo, prestando la propria azione. Grazie. Ha chiesto se ho visto il messaggio, se vuole intervenire il segretario generale, dottoressa Maglione. Sì, grazie. No, avevo inserito nella chat, buonasera, avevo inserito nella chat l'oggetto del regolamento, che è un regolamento ATERSIR, che diciamo servirebbe per dare una prima risposta al quesito che era emerso nell'ambito del dibattito, cioè in che consiste il ruolo che viene attribuito a queste guardie ecologiche volontarie. Quindi in effetti questo regolamento, che eventualmente poi possiamo, si trova sul sito ATERSIR, comunque questo regolamento delinea tutta una serie di attività di competenza dei comuni e delle unioni dei comuni proprio per attività di vigilanza e tra le altre cose contempla le figure degli ispettori ambientali volontari, degli agenti accertatori, definisce il ruolo degli ispettori ambientali volontari, la nomina, quindi può essere il regolamento ovviamente approvato da ATERSIR, quindi comunque vale per tutti i comuni come recita anche credo l'ultimo articolo, e aggiorna peraltro anche le sanzioni per tutta una serie di violazioni, e quindi diciamo che questo mio riferimento poteva essere una prima risposta al quesito della consigliera. Il ruolo è delineato, trova la sua cornice anche in quell'ambito, in quel regolamento che vale per tutti i comuni. Poi è chiaro che possiamo approfondire nel dettaglio l'altro tema, che è quello della procedura nostra interna, sì, che è l'altro quesito. No, però, ma questo, sì, questo sì. Mi trova molto concorde, perché parla di gestione di rifiuti urbani a tariffa puntuale ed è un ambito comunale e ci può stare. Nella convenzione si parla di decreto 152 in maniera generale, che prende dai siti inquinati alle acque di scarico a una marea di competenze, dove secondo me bisogna un attimo definirla bene, perché è un attimo poi che torna indietro il problema, perché se loro non hanno le competenze poi passa dal torto il comune. Quindi mi va benissimo sulla gestione dei rifiuti da raccolta differenziata urbani, tari, va benissimo, è tutto il resto che secondo me non hanno le competenze, o bisogna definirla bene la competenza, perché si va in procedimenti di un altro tipo. Sì, sì, perfetto. Approfondiamo. Ha chiesto di intervenire il consigliere Zagnoni. Prego. Sì, buonasera.
No, volevo solamente, diciamo così, introdurre questo principio generale sul tema di chi sbaglia. In generale, una cosa che vorrei ricordare all'amministrazione, qualità di consigliere, dove sostanzialmente chi sbaglia e chi, diciamo così, attua comportamenti non corretti, è giusto che sia punito, nel senso, non la sentiamo più, consigliere Zagnoni. Consigliere? No, è bloccato, quindi o prova a uscire e a tornare dentro. Adesso proviamo. Scusate, non so se si è sentito quella connessione. No, non abbiamo, cioè, si è bloccato a un certo punto, dopo aver detto che chi sbaglia deve... Sì, deve, no, sostanzialmente volevo far passare questo concetto, e questo voleva essere chiaramente anche un messaggio chiaramente all'amministrazione, agli assessori, chiaramente. E secondo me un'amministrazione seria passa dal fatto che comunque, diciamo così, il concetto deve essere semplice e banale, cioè chi sbaglia, chi non rispetta le regole deve essere punito, e chi le rispetta chiaramente dovrà, diciamo così, potrà fare la vita di ogni cittadino normale, cioè questa è la regola principale su cui effettivamente secondo me un'amministrazione si deve basare, nel senso che secondo me, e poi lo dico, c'è in questa fase, ma ci sarà occasione di dirlo in qualsiasi altro punto, da tantissimi provvedimenti dove sono previste, diciamo così, delle sanzioni di poche decine di euro, non è più ammissibile al giorno d'oggi, nel momento in cui si va a instaurare un'educazione civica all'interno delle scuole e quant'altro. Io sono fermamente convinto che, diciamo così, una società seria passi anche dalla punizione, passatemi il termine, di chi effettivamente non rispetta le regole e chi invece si comporta da cittadino, passatemi il termine, normale. Non è più possibile, diciamo così, dare incentivi a chi fondamentalmente rispetta le regole e a chi non lo fa. Bisogna invertire questa rotta. Chi effettivamente sbaglia e si comporta non da cittadino normale è giusto che sia assolutamente punito. C'è tutto qua. Poi non so se ho preso, cioè, il punto giusto, però diciamo così, non mancherò di ricordarlo ad ogni punto dove si parli di sicurezza o di interventi sull'ambiente o quant'altro. Grazie. Se non ci sono altri interventi, eccepisco, se posso, una questione terminologica sull'intervento del consigliere Zagnoni, se mi è consentito. Prego. No, ovviamente concordo a più del 100% con quello che ha detto il consigliere Zagnoni. Diciamo che il cittadino che si comporta secondo le regole è sicuramente il cittadino onesto, non so se è il cittadino normale, nel senso che il fatto che che la regola sia rispettare la regola è il punto di arrivo del percorso, purtroppo non è il punto di partenza, ma davvero era solo un divertissement che naturalmente però mette l'accento proprio su quella che deve essere l'azione della comunità e delle autorità e delle istituzioni per fare sì che ciò succeda. Grazie. Grazie Presidente per questa chiosa brillante.
Non mi sono trattenuto. No, è stata anche sintetica, oltre che brillante. E se non ci sono altri interventi, pongo il punto in votazione, se il segretario vuole fare l'appello. Eccomi, avevo perso il tasto del microfono. Procedo. Bertaccini? Favorevole. Lelli? Favorevole. Zagnoni? Favorevole. Tutti? Favorevole. Adani? Non partecipo al voto. Masi? Non partecipo al voto, mi riservo di dare il mio giudizio in consiglio comunale. Grazie. Bene, quindi il punto viene approvato con 4 voti favorevoli. Bene, passiamo ora al quarto punto all'ordine del giorno. Convenzione con l'ente del terzo settore per l'aggiornamento dell'anagrafe degli animali d'affezione per il censimento delle colonie feline sul territorio comunale. Illustra il punto la dottoressa Bezzani. Se vuole intervenire la consigliera, come abbiamo detto all'inizio, dal punto di vista tecnico alla dottoressa Vettali. Innanzitutto buonasera a tutti, ricordo che le convenzioni con gli enti del terzo settore cui fanno riferimento sia il punto 4 che il punto 5 dell'ODG di questa commissione sono un atto importante per la vigilanza e la prevenzione delle infrazioni di legge e dei regolamenti a tutela degli animali, nonché per l'aggiornamento dell'anagrafe canina e la vigilanza e il censimento delle colonie feline presenti appunto nel nostro territorio. L'attività di divulgazione sulla tutela degli animali d'affezione e l'attività di prevenzione e repressione di relative infrazioni sanciscono appunto il diritto della dignità degli animali quali esseri viventi. Pertanto non si può non riconoscere appunto l'elevato valore sociale e la funzione delle attività di volontariato in tema di protezione degli animali. A questo punto io lascerei per l'illustrazione tecnica delle due convenzioni alla dottoressa Monica Vezzali, che è responsabile del servizio ambiente. Prego, dottoressa Vezzali. Grazie, Presidente. Buonasera. Allora, queste due convenzioni le illustro insieme perché più o meno hanno la stessa premessa che ha appena illustrato la consigliera Luzzi. Sono convenzioni che proseguono attività già fatte in passato e che anche in questo caso supportano l'attività del Comune nell'ambito della prevenzione e del controllo degli animali d'affezione. Sono due convenzioni che sono finalizzate alla prevenzione del maltrattamento, quindi in passato le associazioni di volontariato che hanno avuto rapporti col Comune hanno partecipato ai vari sopralluoghi, ai vari interventi fatti sul territorio per poter intervenire, individuare, valutare congiuntamente ai servizi veterinari le situazioni critiche il rapporto al rapporto con gli animali, quindi che spesso sono tra l'altro correlate anche a situazioni di disagio dei proprietari, e quindi sono interventi abbastanza delicati e complessi perché coinvolgono sia gli aspetti relativi alla popolazione animale che anche alle persone. Quindi è necessario intervenire anche col supporto non soltanto dei servizi veterinari, ma anche dell'USL o dei servizi sociali. Perciò avere e potersi avvalere di competenze specifiche come quelle che ci offrono queste associazioni di volontariato molto preparate sul tema è importante perché riescono a compensare anche aspetti di conoscenza del tema che magari gli uffici comunali non hanno, quindi per noi è importante avere il loro supporto. Quindi sono convenzioni che vanno in questa direzione. Grazie. Se ci sono delle domande nel merito dell'una e dell'altra, visto che la spiegazione ha investito entrambe per vicinanza dell'oggetto,
chiesto di intervenire il Presidente della Municipalità di Bazzano, Ghiaroni. Prego. Grazie Presidente. Dunque, solo visto che ho la parola, per fare notare una all'articolo 2 della convenzione, aggiornamento anagrafe canina, eccetera, pagina 4, 1, 2, 3, 4, al quinto capoverso ci sono dei verbi che non sono accordati bene. In quanto vigilanza dello svolgimento, verificare, forse è verifica dell'operato dei volontari, e poi la riga sotto, non partecipazione ma partecipa agli incontri. Ecco, si può dare un'occhiata a questo capitolo. Solo per chiedere, trovo che siano delle convenzioni, degli atti necessari, solo per chiedere un chiarimento per quanto riguarda le verifiche delle microcippature. Se vengono, volevo solo avere la conferma, come se vengono fatte queste verifiche e quelli che sono i dati, se ci sono dei dati disponibili. Grazie. Prego, dottoressa Bezzani. Prego. Sì, no, chiedo scusa, ma non ho capito esattamente la domanda. Cioè, verifica, aspetti che apro la convenzione, che verifico. Sì, quello è solo un refuso controllato lì, con funzioni di coordinamento, vigilanza sullo svolgimento delle attività, verifica dell'operato dei volontari, verifica dei risultati ottenuti, eccetera. Quindi verificare va sostituito con il sostantivo verifica. Ecco. Esatto, è la riga successiva, partecipazione. È giusto il sostantivo lì. Ok, abbiamo fatto un'enumerazione di sostantivi, manteniamo l'enumerazione di sostantivi, direi sì. Quindi funzioni di coordinamento, vigilanza, verifica, partecipazione e basta. Questo. Ok. Invece per la domanda sulle microcipature, se esistono dei dati, come vengono le verifiche, se esistono dei dati, insomma. Se volevo capire un po' come funziona per le microcipature, se sono se l'anagrafe canina, come avviene l'aggiornamento dell'anagrafe canina con il sistema di microcipatura. Grazie. Bene, allora controllavo il microfono. Sì, allora il supporto in questo caso è sia sulle colonie feline, quindi sul censimento delle colonie feline, e sia sulla verifica appunto se i cani che vengono, insomma, con dei controlli, se i cani poi sono registrati, quindi con un confronto con l'anagrafe, anche capendo, insomma, se il proprietario ha il cane, risulta in possesso di un cane, e se ci sono la corrispondenza con l'anagrafe canina. Quindi Ari, è chiaro Presidente? Sì, grazie. Perfetto, se non ci sono altri interventi. Io avrei una curiosità, l'ho scritto in chat, se posso. Ah sì, non ho visto. Sì. Prego, consigliere Mario. Grazie. Sì, una curiosità. Entrambe le convenzioni lasciano, diciamo, sospeso. Scusate, ho disattivato il microfono. Dicevo, entrambe le convenzioni lasciano, almeno nella parte che è stata inviata a noi, lasciano in bianco, diciamo, il nome dell'associazione. Volevo capire se era già stata individuata, come si procedeva ad individuare l'associazione, diciamo, che più risponde alle esigenze dell'amministrazione,
e se il, mi par di capire, però chiedo conferma, se il contributo di 5.000 euro, visto che viene erogato in due soluzioni, la convenzione è quindi uno metà per il 2020 e l'altra metà per il 2021. Volevo un chiarimento su questo, grazie. Sì, rispondo. Allora, l'individuazione delle associazioni, si pensava di procedere come è successo per gli anni passati, ovvero con la pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse per sondare, vedere chi è interessato a partecipare a questo, a questa attività, chi si candida sostanzialmente, e poi in funzione di chi risponde selezionare tra le associazioni che rispondono, o anche chiamare tutte quelle che rispondono se non sono tante, in funzione di requisiti che sono legati, insomma, alla presenza sul territorio, per esempio, di questa associazione, alle attività che svolgono, alla progettualità che propongono anche come interventi, insomma, quindi, però insomma si partirà con una manifestazione di interesse aperta a tutti e tutti potranno candidarsi. Il contributo, il rimborso, in realtà è un rimborso, cioè un refuso, perché è rimasta una definizione di contributo, ma in realtà è un rimborso spese che viene attuato verso queste associazioni. Sarebbe di, come per gli anni passati, individuato in circa in 2.500 euro massimi annui. Siamo arrivati molto avanti quest'anno con l'approvazione di questi schemi, quindi adesso, insomma, questo è uno schema che era presente, che abbiamo utilizzato, quello degli altri anni, però di fatto, insomma, siamo ormai a luglio, quindi probabilmente valuteremo, insomma, come inserire questa voce. Ok, grazie. Quindi è un importo fisso, sì, diciamo, non a piedi lista. Sì, no, è un importo massimo, che in un caso, per esempio, per un'associazione viene riconosciuto sulla base anche di rendiconti che loro di spese che loro sostengono. Come in anni passati è successo così, viene fatto un rendiconto e in funzione di quello, insomma, deve essere sostenuto e relazionato poi che ci sia questo rimborso speso da attuare, che certo. Non è, come dire, forfettario, ecco, no, questo no. Sì, perché per esempio mi viene da dire che per il 2020, con quello che c'è stato, probabilmente l'attività avrà avuto uno stop, certo. Immagino, quindi... Di conseguenza anche i costi sostenuti probabilmente non raggiungeranno probabilmente la cifra dei 2.500 euro, immagino, ecco, ipotizzo. Ecco, allora, diciamo che nel 2020 in realtà, non avendo ancora le convenzioni, in questo momento non è stata svolta. Poi se in questi sei mesi, adesso non so, faranno molti interventi, insomma avranno... Ecco, però diciamo che è rendiconto, ecco, questo è, un contributo massimo che va erogato su rendiconto, che loro devono presentare. Perfetto, grazie mille. Prego. Ci sono altri interventi? In assenza di interventi pongo il punto 4 in votazione. Quindi votiamo la convenzione con l'ente del terzo settore per l'aggiornamento dell'anagrafe degli animali d'affezione e per il censimento delle colonie feline sul territorio comunale. Se il segretario vuole fare l'appello. Sì, procedo. Bertaccini. Favorevole. Lelli. Favorevole. Zagnoni. Favorevole. Lutti. Favorevole. Adani. Non partecipo al voto. Masi. Idem, non partecipo al voto, mi riservo il voto in consiglio comunale. Grazie. Quindi viene approvato con 4 voti favorevoli e 2 non partecipanti al voto. Poniamo invece adesso il punto 5 in votazione, la convenzione con ente del terzo settore per la collaborazione all'attività svolta all'interno del canile comunale.
Prego, segretario. Bertaccini. Favorevole. Lelli. Favorevole. Zagnoni. Favorevole. Lussi. Favorevole. Adani. Non partecipo al voto. Masi. Idem, non partecipo al voto come prima. Bene, anche il punto viene approvato con 4 voti favorevoli e 2 non partecipanti. Bene, passiamo ora al 6° punto all'ordine del giorno, l'istituzione della consulta dell'agricoltura del parco dell'Abbazia di Monteveglio. Illustra il punto, se vuole fare un iniziare con Gavoni o se... Sì, grazie. Grazie Presidente. Dunque, molto brevemente, come è noto, il nostro regolamento della partecipazione prevede la possibilità di istituire consulte ulteriori rispetto a quelle già presenti all'interno del regolamento stesso. Negli anni scorsi si è palesata la necessità, ricorderete anche un'interrogazione in Consiglio Comunale lo scorso autunno sul tema, di istituire una consulta agricola specifica per gli agricoltori che insistono all'interno del parco regionale dell'Abbazia di Monteveglio, che presentano problematiche, necessità, bisogni diversi da quello che è tradizionalmente il mondo agricolo del nostro territorio e che quindi si è palesata la necessità di avere una consulta specifica, tematica, che appunto vuole andare a trovare insomma un luogo di aggregazione, di consultazione di queste problematiche, che vede appunto il suo interno, gli agricoltori e le attività insistono all'interno del parco, le associazioni di categoria dell'agricoltura, l'amministrazione comunale in quanto presidente insomma della consulta stessa ed ente istitutore e l'ente parchi Emilia Orientale. Quindi con questo atto andiamo semplicemente ad inserire quelle che sono le linee guida, vedrete che sono comunque molto in linea con quelle che sono attualmente anche presenti nelle altre consulte all'interno del regolamento della partecipazione, questo ulteriore strumento di consultazione e partecipazione molto sentito per chi appunto pratica agricoltura all'interno del nostro parco regionale. Grazie Assessora. Sono delle domande? Se non ci sono interventi, anche qui, se, visto che l'abbiamo fatto prima, poi comunque correggeremo magari le bozze, insomma. E segnaliamo un errore nella composizione, tutte le aziende, e poi ci sono due relativi, quindi tutte le aziende la cui attività, quindi togliamo il che per il resto. Allora possiamo porre il punto in votazione, se il segretario vuole fare l'appello. Sì, procedo. Bertaccini. Favorevole. Lelli, favorevole. Zagnoni. Favorevole. Lussi. Favorevole. Adani. Non partecipo al voto. Masi. Anch'io non partecipo al voto. Il punto viene approvato con 4 voti favorevoli e 2 non partecipanti. Bene, passiamo ora al 7° punto e ultimo. L'interrogazione relativa al cantiere recupero fabbricato esistente di proprietà dell'associazione Pellicano, permesso di costruire in deroga di cui alla delibera del Consiglio Comunale numero 52 del 16 giugno del 2020, presentata dal gruppo consigliare Movimento 5 Stelle Valsamoncia. Preliminarmente vorrei solo dire che chiaramente lo svolgimento di questa interrogazione in sede di commissione, come avvenuto altre volte, segue quanto previsto dall'articolo 49 del regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, quindi adesso immagino la consigliera Masi darà lettura dell'interrogazione e poi risponderemo leggendo quella che poi verrà inviata come risposta scritta, essendo stata richiesta in calce all'interrogazione stessa.
E quindi non, ovviamente non vi sarà dibattito né ovviamente votazione, perché non c'è nulla da votare, e non seguiranno nemmeno domande o chiarimenti, anche perché come poi verrà spiegato, vi è un procedimento in corso, quindi tutta una serie anche di dati e di informazioni sono coperte dal segreto, e questa non è la sede idonea quindi a rivelarle, essendo la seduta peraltro registrata anche questa volta. Quindi invito la consigliera Masi a dare lettura dell'interrogazione. Perfetto, prego. Grazie mille. E procedo. Interrogazione, mi sentite, tutto ok? Sì, sì. Interrogazione in merito a cantiere recupero fabbricato esistente di proprietà associazione Il Pellicano, permesso di costruire in deroga, di cui a delibera Consiglio Comunale 52 del 16 giugno 2020. Premesso che per il fabbricato oggetto di permesso di costruire in deroga di proprietà dell'associazione Il Pellicano, situato a Bazzano, via Matteotti 65 e via Borghetto 1, è in corso il cantiere per il recupero e ristrutturazione dello stesso. Da segnalazioni pervenuteci si è appreso che la conduzione delle opere di recupero e ristrutturazione pare non rispettare quanto previsto dal permesso in deroga, riscontrato che, effettuato debito sopralluogo di cui a documentazione fotografica che qui si allega, effettivamente possiamo confermare quanto segnalatoci, in quanto il fabbricato risulta completamente demolito. Rammentato che nella delibera di Consiglio Comunale numero 52 del 16 giugno 2020 è espressamente previsto che, e cito la delibera, viceversa, nell'esigenza di demolire e ricostruire il fabbricato non si è riscontrata una finalità legata all'interesse pubblico. Infatti, le attuali tecniche costruttive permettono di operare in sicurezza per interventi di consolidamento, adeguamento e ridistribuzione interna senza procedere necessariamente con una demolizione preventiva. Inoltre, l'intervento proposto, pur avendo alcuni elementi di innovazione distributivi legati precipuamente alla maggiore accessibilità, ha un accento fortemente conservativo. Si veda infatti il mantenimento inalterato del fronte lungo via Borghetto di Sopra, per cui si valuta possa essere condotto mantenendo in essere l'edificio esistente. E cito ancora la delibera, che le parziali deroga del permesso di costruire che verranno approvate con la presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 15-2013, risultano così riassunte. 1. Superficie minima degli alloggi inferiore a quella degli strumenti urbanistici vigenti, ma conforme alle normative nazionali in materia. 2. Realizzazione di paramento murario con cappotto esterno. 3. Lieve spostamento del corpo scala esistente per superamento barriere architettoniche. Sottolineato che abbiamo provveduto ad informare immediatamente di ciò l'ufficio tecnico comunale con mail del 6 luglio indirizzata alla responsabile geometra Baldi, si interroga sindaco e giunta di Valsamongia per conoscere se l'amministrazione sia a conoscenza dello stato del cantiere, se la responsabile dell'ufficio tecnico abbia provveduto ad effettuare debito sopralluogo per verificare lo stato dei lavori, se la polizia municipale sia stata informata della situazione al fine di effettuare debito sopralluogo, e come l'amministrazione intenda procedere per ristabilire la legittimità delle opere. Ho concluso. Grazie, consigliera Masi. Do lettura quindi della risposta. In riferimento all'interrogazione presentata in data 11 luglio 2020, numero di protocollo 28.499, si risponde quanto segue. Data 10 luglio 2020, la responsabile dell'area gestione e sviluppo del territorio, qualità programmazione territoriale, si è recata presso il cantiere a seguito di segnalazione e nella stessa giornata, con protocollo interno numero 28.448, ha chiesto di programmare un sopralluogo congiunto con la polizia locale,
per la verifica puntuale dello stato rilevato rispetto allo stato legittimo di cui al permesso di costruire 256 del 2020. In data 15 luglio 2020 è stato effettuato il sopralluogo congiunto tra ufficio suo e portale unico per edilizia e polizia locale, del quale è stato redatto verbale di sopralluogo per accertamento edilizio, protocollo numero 29331 del 17 luglio 2020. L'amministrazione sta già avviando, per quanto di competenza degli uffici interessati, l'iter amministrativo del procedimento rispetto al decreto del Presidente della Repubblica 380 del 2001, testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, ex articolo 34, titolato interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire, e alla legge regionale 23 del 2004, ex articolo 10, comma secondo, titolato salvaguardia degli edifici vincolati. Ho finito. Quindi chiedo alla consigliera Masi se si dichiara soddisfatta o insoddisfatta rispetto alla risposta. Dunque, mi ritengo parzialmente soddisfatta in quanto ai primi tre punti mi è stata data debita risposta, forse mi è sfuggito qualcosa, non mi sembra di aver capito come si intenda procedere per ristabilire la legittimità dell'opera, ma forse sono stata io che ho perso qualche frase, ecco. Questo quanto. Sì, se intervengo giusto per... Certo. Si intenda procedere per ristabilire la legittimità dell'opera sono valutazioni che chiaramente saranno successive anche rispetto al procedimento, e quindi al momento non è prevista, anche perché poi non tutte dipendono dalla sola amministrazione, quindi bisognerà valutare anche quale sarà l'esito del procedimento e quindi la dinamica che assumerà. Ecco, quindi anche per quello che non è specificato nella risposta. La ringrazio, Presidente. Sì, era sufficiente queste sue parole che fossero scritte nella risposta, proprio come risposta a questo punto, che era richiesto, insomma, che c'è un procedimento in corso e quindi al momento, se ho capito bene, non è possibile, diciamo, dire come si evolveranno il procedimento, semplicemente questo. Perfetto, bene, grazie. Se non ci sono... Sì... Consigliere Colangeli, non sarebbe possibile poi aprire il dibattito? No, scusi, non è il dibattito. Io volevo capire per quale motivo sta rispondendo il Presidente della Commissione non il Sindaco o l'assessore competente. Ah, sì, no, non l'ho detto all'inizio, ho risposto chiaramente, la risposta è di firma dell'assessore competente, quindi in questo caso del Sindaco. Ho risposto. E per quale motivo non può rispondere, se non è il sindaco, un assessore competente? Il presidente della commissione fa un altro mestiere. Sì, ho risposto su delega del sindaco in quanto presidente della commissione, anche perché adesso chiedo scusa solo un momento perché si sta scaricando il dispositivo, quindi non vorrei abbandonarvi. Comunque ho risposto su delega del sindaco, anche perché appunto essendo la delega propria del sindaco non cambiava che a rispondere all'azione. Interrompo, ma non è che allora in consiglio comunale facciamo rispondere, scusate, ma in un'occasione uguale, se l'avevamo fatta in consiglio comunale rispondeva il presidente del consiglio comunale? Chiaramente avrebbe risposto, cioè in presenza del... Chiedo al Presidente che si è collegato. Sì, se posso rispondere, in presenza dell'indiretto interessato risponderà il diretto interessato. In altri casi la delega... Grazie. La delega verrà conferita per la risposta e poi dopo... Non credo che sia ci sia una qualche...
un qualche impedimento per la risposta da parte di un membro del Consiglio piuttosto che da parte di un assessore competente. Chiedo se al Presidente... Vuole intervenire il Consiglio Comunale, prego. No, ma niente, buonasera, solo per precisare, allora, da un lato, se come mi pare di capire la firma è la risposta è a firma del sindaco, è chiaro che qui semplicemente il presidente della commissione dà lettura della risposta del sindaco e quindi assume la titolarità della risposta, rimane del sindaco, ma non essendo il sindaco presente viene letta da chi può farlo. Preciso peraltro che in passato è già capitato che, adesso non mi ricordo specificamente, forse non interrogazioni, ma per esempio delibere di carattere urbanistico siano state trattate anche in consiglio comunale dal presidente della commissione urbanistica. Sinceramente non la ritengo una particolare anomalia, ecco, comunque volevo anche precisare che dare garanzia alla consigliera Masi riguardo al suo precedente intervento, che naturalmente le dichiarazioni del presidente Bertaccini in calce, diciamo così, all'intervento della consigliera stessa andranno regolarmente a verbale, immagino, ecco. Ho finito. Ok, va bene, ok, ho capito la questione. L'importante è che siano inviate e protocollate anche le osservazioni ultime, perché vedremo gli sviluppi, se non dovremo inviare questo con un esposto a chi di dovere. Grazie. Non si sente? Sì, mi sono accorto adesso. Quindi sì, dico, per quanto detto dal Presidente del Consiglio Comunale, sì, è esattamente quello che dicevo, nel senso che è chiaro che la risposta non l'ho confezionata io, è semplicemente una delega alla lettura per impossibilità a partecipare alla Commissione, ma per il resto... Non vedo, esatto, che la situazione si discosti particolarmente rispetto a quando il Presidente della Commissione illustra certi punti che chiaramente non fanno parte dell'esercizio di una sua delega, quindi per quanto riguarda ad esempio il PDC, che è stato illustrato da me nello scorso Consiglio, o quando la consigliera Limonti illustrava i punti che venivano qui trattati. E quindi dicevo, non costituiscono l'espressione e l'esercizio di una delega precisa, ma semplicemente l'illustrazione di un punto, e qui è stato più o meno la stessa cosa, quindi non vedo particolare anomalia. Comunque direi che, se non vi sono altre questioni, volevo solo un chiarimento, se posso, sì, rispetto a quanto accennato dal Presidente del Consiglio Comunale Grasselli, se quella precisazione che è stata fatta verbalmente rispetto al quarto quesito verrà trascritta in verbale, perché mi ricordo che si disse che il verbale era solamente... rispecchiava solamente non interventi, visto che c'è la registrazione, ma diciamo la normale appello, ecco, e basta. Quindi volevo capire se questa precisazione che è stata fatta dal Presidente di Commissione veniva poi verbalizzata, insomma, sì, per avere una risposta completa. Ecco. Certo, allora la verbalizzazione... E è chiaro che è comprensiva anche della registrazione in atti, che dal primo momento che viene chiusa e inoltrata al protocollo, poi dopo assume chiaramente lo stesso valore di un processo verbale manoscritto o dattilo scritto che sia. E se si preferisce, non c'è nessun problema, nel punto 7, questo lo dico al segretario, visto che
e chiaramente non si riporta l'esito di una votazione perché non c'è nulla da votare, ma avremmo riportato l'esito, diciamo, della dichiarazione di soddisfazione da parte della, in questo caso, della consigliera Masi, possiamo mettere anche il mio breve intervento in chiusura rispetto alla dichiarazione di soddisfazione. Così è anche più comodo da reperire rispetto a dover ascoltare, in questo caso guardare, visto che è una registrazione audio-video, tutta la registrazione. Perfetto, grazie. Bene, quindi alle 19:20 dichiaro tolta la seduta. Buonasera. Buonasera a tutti, grazie. Buonasera a tutti. Grazie. Buonasera a tutti. Buonasera.